Il sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, torna ad attaccare il consorzio di bacino Salerno 3, in particolare il nuovo consiglio di amministrazione, eletto lo scorso 15 novembre, presieduto da Vittorio Esposito e del quale fanno parte 8 sindaci di comuni del Vallo di Diano o loro rappresentanti. Lo spunto per Pessolano è dato dall'arrivo delle nuove bollette da pagare relative al consorzio, ma sotto i riflettori del sindaco di Auletta c'è lo stesso nuovo CDA che era stato definito transitorio. Le quote 2014 per il mio comune se ne sono arrivate circa 27.000 euro per il 2014 e ancora aumentano sempre di più ogni anno per anno, e per il 2015 sono arrivate, la mia quota annuale è arrivata a 30.000 euro, veramente una cosa vergognosa. Non so qual è la gestione e come gestiscono la cosa pubblica, che poi sono i soldi dei miei concittadini e i soldi dei cittadini del territorio. Veramente vergognoso, vergognoso ancora di più, perché sono passati oramai 3 mesi, dico sono passati 3 mesi, che siamo andati in assemblea e si è votato il nuovo organigramma, il nuovo consiglio di amministrazione, e la buona etica e il buon lavoro del centro sportivo ancora non hanno pubblicato la delibera. Cosa vergognosa. Quella è una mano, voglio passare anche al coordinatore del Partito Democratico zonale, l'avvocato Cortolani. Doveva essere un consiglio di amministrazione che doveva durare 20 giorni per risolve la questione dell'articolo 12 e altre attività imminenti, ma ahimè quel consiglio di amministrazione non è andato mai in vigore, non è andato mai in carica, perché la delibera a oggi ancora non è stata pubblicata. Questa è l'enormità del controsenso. C'è una sola responsabilità, quella che la maggioranza del centro sportivo sta a capo al presidente della provincia, e questa è la grossa responsabilità che ha il coordinatore del partito zonale del Partito Democratico, quindi l'avvocato Cartolani, che deve mettere in condizione il presidente della provincia a fare gli adempimenti dovuti, cioè, ovvero di far dimettere il presidente del centro sportivo.